Facebook, che tra le Fang è quella che nell'ultimo periodo si è mostrata tra le più forti. Gli utili comunque che produce Facebook dalle ads, diciamo, di Facebook, parte pubblicità, parte marketing, sono importanti e comunque le aziende non ne riescono a fare a meno. E è ben evidente dal grafico. Qui vediamo, classico, non lo dirò più, il V-reversal dopo la pandemia. Da lì gli indici tech si sono mossi tutti più o meno nella stessa maniera. Però vedremo sugli altri che nelle ultime settimane la situazione è rimasta abbastanza laterale. Quindi molte Fang, quindi Apple, piuttosto che Amazon, che vedremo tra poco, hanno mantenuto un trend molto laterale post recupero, mentre Facebook sembra quella per il momento indirizzata con più forza a proseguire verso l'alto. Abbiamo avuto già un aggiornamento importante di questa che era l'area, eccola qui, dei 300 dollari, numero tondo anche psicologico importante. E al momento le ultime sedute, ecco qui di nuovo il laterale, ma sembra tra le fanghe al momento quella più forte a mio avviso. E insieme ad Alphabet, quindi la holding, diciamo, di Google, che allo stesso modo sembra aver reagito molto meglio, rimanendo sempre in relazione alle fanghe, che hanno reagito tutte molto bene, però Facebook e Alphabet sembrano quelle per il momento più volenterose di proseguire al rialzo, quindi quelle più forti. Vediamo Alphabet anche più forte di Facebook, e questo io lo vado a spiegare, ripeto, sempre con la diversificazione che hanno nel business. Quindi Alphabet, una holding enorme, grandissima, che si concentra su vari business, quindi tutto da quello che è tutta la suite di Google, che abbiamo utilizzato moltissimo in ultimo periodo, il classico Google Meet, quindi è stata spinta dal lockdown, ma ha una visione anche molto con la guida autonoma, quindi veicoli elettrici, intelligenza artificiale, che